Salve a tutti amici del canale, quest'oggi vi daremo la nostra opinione su questo coltello Extrema Ratio 185esimo RAW. Andiamolo a vedere nel dettaglio. Allora, partiamo dal fodero e dopo andremo a vedere il nostro coltello. Il fodero è questo, in una cordura militare molto resistente, in questo caso nera, attacco molle sul retro e doppia possibilità di porto. La prima è chiuso, in questa maniera si può inserire il coltello qui nella tasca e chiudere. La seconda è aperto come se fosse un lama fissa, sbottonando questo doppio bottone automatico e inserendolo in questa maniera. Un piccolo accorgimento: spesso si vede che viene richiuso solo il primo bottone perché molti tengono questo agganciato. Io vi consiglio di sganciare, abbottonare entrambi i bottoni in questo modo e poi riallacciare anche questo. In questa maniera saranno tutti e due attaccati e rimarrà molto più saldo. Ovviamente non scende. Ricordatevi quando lo usate in questo modo di mettere sempre il fermo, dopo ne parleremo. Quindi doppia possibilità di porto, molto resistente, molto ben fatto, inserito in dotazione anche questo affilatore dell'Extrema Ratio che si trova spesso regalato, per modo di dire, diamantato, con dietro le istruzioni sull'inclinazione da tenere per l'affilatura. Piccolo pezzo in paracord, molto resistente e pratico. Viene inserito in questo modo. Se non volete lasciare questo pezzo di paracord ciondolante, lo mettete all'interno dell'attacco perché rimanga perfettamente ordinato. Il fondo ovviamente è bucato ed è veramente molto pratico. Andiamo a vedere il coltello. Il coltello è questo. Muovendo questa ghiera verso l'alto si ha la possibilità di chiudere la lama, mentre questo movimento in questo modello non ha bisogno di sicura. In questo modo si chiude, non ha gioco. Abbiamo già visibilmente sulla lama il primo marchio, il secondo marchio e il terzo. Il primo marchio è il marchio della Folgore del 185esimo reggimento che è riportato anche qui. È il reggimento di acquisizione obiettivi, cioè reparto della Folgore, appunto dei paracadutisti italiani, per cui questo coltello è stato ideato e costruito. Qua abbiamo il marchio dell'Extrema Ratio. È un coltello veramente molto buono. Passando ai materiali, possiamo vedere che il manico è fatto di un alluminio anodizzato anticorrodal, un alluminio aeronautico, in questo caso nero. Possiamo averlo anche in versione deserto volendo, che però assume una colorazione quasi dorata, praticamente dorata. E il materiale invece della lama è sempre l'acciaio Bohler N690, che è resistentissimo. Abbiamo un profilo tanto a doppia punta. In realtà questa parte non viene affilata perché non è per uso militare quando viene comprato da un civile. Questa parte affilata e questa parte pure. Qui abbiamo sette solchi che garantiscono, non è un seghetto, serve semplicemente per avere grip sul dito. Ovviamente è parecchio abrasivo, quindi è consigliabile usare dei guanti che d'altronde la Folgore usa sempre. La seconda sicura, abbiamo questo perno collegato ad un praticamente un elastico, perché non è paracord, è elastico. Mi raccomando, perché le imitazioni invece non possono fare questo tipo di movimento a stretching. E abbiamo questo perno in acciaio che serve a fissare la lama per evitare qualsiasi forma di chiusura della lama. È una sicura meccanica. Un piccolo consiglio: quando voi girate, data la natura elastica della dragona, tende a rigirarsi nel senso opposto, perché gli date una carica, vedete, intrecciandola, che poi rigira. Allora, per evitare fatiche inutili, quando inserite il perno, voi tenete con la mano in questo modo, lo allontanate un po' e gli date tensione.
In questo modo limitate di molto la trazione. Quando mollate, il perno è in sicura. Arrotolato, ci potete inserire la mano dentro oppure anche tenerlo in questo modo. La sicura meccanica impedirà qualsiasi tipo di movimento e viene considerato quasi come un lama fissa. Dico quasi perché dovete essere consapevoli che comunque è un coltello pieghevoli, anche se di dimensioni veramente generose. Allora, ho preso un bel pezzo di legno stagionato, molto resistente, e provo ad aggredirlo con il rao. Come vedete, lavora bene. Crea facilmente anche dei trucioli. Questo ovviamente, la tenuta di spigolo è molto buona, vedete, non riporta nessun tipo di danneggiamento sulla lama nonostante il legno fosse molto duro. Adesso controlliamo il perno, vedete, non c'è nessun gioco. Posso chiudere, riaprire e di nuovo abbiamo la posizione della lama perfettamente stabile. Proviamo un movimento di chopping. Funziona bene anche sul chopping. Controlliamo la meccanica, regge perfettamente, vedete? Controlliamo se è in grado di nuovo, dopo gli urti, di produrre i trucioli, ma è perfettamente in grado, vedete? Il legno è molto duro, ma lo mangia tranquillamente. Allora, il coltello ha delle ottime prestazioni. Vi prego di ricordarvi che è un chiudibile, quindi anche se è un chiudibile che l'estrema ratio mette nella categoria molto pesante, è sempre un chiudibile. Addirittura sul loro sito dicono che se viene messo il perno diventa un lama fissa. Ovviamente questo va interpretato. Alcuni criticano dicendo che non è vero che è un lama fissa, perché un lama fissa ha delle prestazioni differenti, ma questo è ovvio. Se c'è un meccanismo per cui la lama si può chiudere, evidentemente non potrà mai essere come un lama fissa. Però per essere un chiudibile ha un meccanismo resistentissimo e anche un perno meccanico efficace al 100%. Quindi consideratelo come tale, però sappiate che i materiali sono di altissima qualità e le prestazioni sono ottime. Io l'ho provato in situazioni abbastanza importanti e devo dire che ha funzionato molto molto bene. Ovviamente dovete stare attenti alle istruzioni che vi dà l'estrema ratio per manutenerlo. Qua abbiamo la solita scatola con la busta classica, la bustina di sali per l'umidità, per togliere l'umidità, e poi abbiamo qua quello che dicevo prima, manutenzione ordinaria, vedete, in tutte le lingue, dove viene spiegato cosa bisogna fare. Sono semplici accorgimenti, per esempio qua parla dei chiudibili e dice: tutte le parti plastiche e metalliche escluse la lama, la leva di chiusura e il codollo sono prodotte in materiali molto resistenti all'ossidazione. La lama è la parte a cui dovrete prestare la maggiore attenzione. Poi va avanti, si consiglia di eseguire le operazioni di pulizia e lubrificazione utilizzando tamponi e pennelli senza smontare il coltello. Ecco, quindi passare l'olio, eccetera, insomma, di non smontarlo e rimontarlo troppe volte, le solite cose. Se viene trattato bene, questo coltello può essere tranquillamente passato ai propri nipoti. Una piccola curiosità, ve la voglio dire, sopra il simbolo.
il simbolo della folgore presenta una scritta che dice videre nec videri, che è latino, e significa vedere per non essere visti. Quindi chi avesse curiosità di scoprire cosa significa la scritta sul simbolo vuol dire questo. Bene, vi ringrazio per avermi seguito, se avete domande fatele, iscrivetevi al canale e ci vediamo con un prossimo video.